Ieri sera, mercoledì 18 febbraio 2015, su Canale 5 è andata in onda l'ottava puntata di Solo per Amore, la nuova fiction prodotta da Endemol Italia con protagonisti Antonia Liscova, Caspar Capparoni e Massimo Poggi. La storia che coinvolge i protagonisti si sta facendo sempre più intricata, ma le bugie ed i complotti sul sequestro di Elena stanno finalmente venendo a galla. Molti, tuttavia, sono interessati ad impedire che venga fatta luce su questa vicenda. Alcuni insospettabili personaggi stanno tramando nell'ombra ormai da troppo tempo. Pietro si trova all'interno del casale in attesa di Giordano. Tra i due nemici sta per andare in scena un confronto decisivo, forse l'ultimo. Il marito di Elena ritiene di essere al sicuro, ma un imprevisto sta per minare le sue certezze. Elena si trova ad un passo dallo scoprire chi l'aveva rapita. Qualcuno però vuole impedire che la donna arrivi sino in fondo e per questa ragione Elena viene ingiustamente arrestata e condotta in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Gloria nel frattempo è vittima del suo stesso passato criminale, per questa ragione sta per essere ricattata. Che ne sarà della sua storia d'amore insieme a Gabriele?